Da quel momento cominciai ad avere pensieri che non mi erano mai appartenuti. Avevo 43 anni ed ero certo di avere più passato che futuro. Sarei diventato un cinquantenne vestito da Dolce & Gabbana, un sessantenne che va in palestra, un settantenne con l'Harley Davidson. Ma c'era qualcosa di nuovo in quei giorni, e di peggiore. La tentazione della resa. Avrei voluto essere invisibile. Stress, depressione. Cercavo di difendermi. Alessandro. Puoi avvicinarti? Ci conosciamo? No. E come sai il mio nome? L'energia. Quando mi sei passato davanti, l'energia mi ha fatto capire il tuo nome. Non ci credo a questa cosa. Lo so. E poi non ho soldi. So anche questo. Non voglio i tuoi soldi. Non mi è mai successo una cosa del genere. Era come se tu fossi accompagnato da una carica visibile. Ho persino percepito le variazioni del tuo battito cardiaco. Concludendo, vi succederà qualcosa. Qualcosa di molto particolare. Lo so. Morirò presto. Può essere. Ma non è detto. Potrebbe essere qualcosa di molto peggio.